Ciao persone meravigliose di questo canale. Oggi farò un video qua, un po' chiacchierando, perché voglio approfittare mentre faccio la mia preparazione di pelle per un video di make-up, che sarà solo occhi, e quindi ho risolto di fare questo video per parlare su... Oh, dovevo lavare, lavare i denti, ma già sono scordata di lavare. Bene, tornando sul discorso. Per parlare su usate quello che vi piace, quello che vi fa felice. Bene, ho visto negli ultimi tempi che c'è sempre questi discorsi di questo colore non ti va bene, questo tipo di abito non è elegante, questo non è quello, questo non è quell'altro. E adesso mi sto mettendo i Clinique qua perché mi piace. Alcune persone dicono che non idrata bene, questo, però sulla mia pelle, che è molto grasso, lui idrata. È abbastanza la quantità giusta che devi idratare e non lascia quella sensazione di appiccicato, di bagnato, di queste cose che chi ha la pelle grossa, la pelle grossa, la pelle grassa, non piace. Devo sempre ricordarmi di avere la colonna dritta, perché ho problema di schiena. E quindi, tornando al discorso, e quindi o magari dici, ah, questo, questa la gonna non ti sta bene, o... Quello nero non ti sta bene, o sul make-up, questo rossetto non ti sta bene, quella cosa di colorazione personale, o di dire ah, questo non è elegante, questo è elegante, questo è quello, sei troppo vecchia per questo, sei troppo giovane per quello. Ragazzi, io vi dico una cosa, usate quello che vi fa felice. E voi che andate a parlare di queste cose, se la persona non arriva e ti chiede, perché sono persone che veramente vogliono, nel senso, sapere di queste cose, ma altre no, altre no. E quindi... se quell'altra non vuoi, lasciala stare. Io mi ricordo che stavo usando questo rossetto, questo, e la ragazza ha detto che non mi stava bene. Alcune dicono che non mi sta bene neanche questo arancione, però sono colori che mi piacciono. O tipo adesso dicono, ah, non va bene usare, anche di un corso di make-up che devo finirlo perché non l'ho finito ancora. Ho alcune lezioni, ho già visto le lezioni di persone, insomma, sono alcune lezioni online, è un corso brasiliano. Dio santissimo, ho mangiato il pane, c'è pane dappertutto. Prima del prossimo video mi devo lavare. Io vado a mettere solo per far vedere. Il rossetto sarebbe questo. No, li metto imperfetto perché. E dice, ah, questo colore che per me è rosa. Per me è pink, sai, quel rosa. Quel rosa. È inventato quella stilista italiana che ha detto, non mi ricordo il nome. Come si chiama? Schiaparelli, Chiaparelli, Chiaparelle. Sembra quel rosa lì per me, che... E lei ha detto che era tipo viola. Vabbè, c'è il viola dentro ovviamente, per creare questo rosa, ma non è... Né rosa e basta. E ha detto che non mi stava bene. Non mi stava bene. Però mi piace. E quindi se mi sta bene, se non mi sta bene, io lo userò. Prima si usava tutto perché qualcuno diceva questo colore qua perché è di moda, perché non è di moda. E alle persone, a quelle persone piaceva, era piacevole guardate così, tipo quel tempo che c'era quel rossetto nude di La Mac. Oh, scusami. O quello rosa di La Mac, quel rosa... Chiaro, io ce l'ho ancora forse un colore simile a quello qua, no, non ce l'ho più. Perché veramente a me non piace a me stesso, non mi piace lui in me quel colore. E era di moda, tutti usavano, tutti si sentivano bello con quel colore. Adesso tutti dicono che è brutto. Ho il colore marrone che mi piacciono tantissimo. Ce l'ho uno qua della MAC che mi piace, vi farò vedere qual è questo qua. E tutti dicono, che brutto, la la la. Io lo adoro, che si chiama Oh. Che se non mi sbaglio, lui è uno simile che usava anche Angelina Jolie. Nelle cose. Io mi risparmierò. C'ho quasi tutte le mie cose da lavare, prendo un po' più grandi. Lui sopra questo rosa. E creare un altro colore. Io lui non ho avuto coraggio di fare il decotage perché è troppo nuovo. Questo. A lei piace fare queste cose. Di solito i nei rossetti non sono mai un colore solo. Faccio così. È che non volevo sporcare, però non c'è niente che lo sto sporcando veramente, quindi passo diritto.
Ogni persona mette i rossetti di forma diversa, sono alcune che mettono che lasciano questo tutto rotondo. E io di solito lascio sempre un buchino qua e sempre rimane in questa forma dei rossetti ancora. E lui ha un rossetto bellissimo e io lo uso per il colore. Se voglio un trucco un po' più dark, io ho avuto un'adolescenza che usavo. Anche se i vestiti erano colorati, il trucco era dark. Un po' strano io. Però ero diversa da tutti gli altri, e quello importa. E quindi il problema è che oggi ormai sta dando fastidio questi denti, che ha mangiato pane, è andata dappertutto. E praticamente tante persone oggi vogliono stare sempre tutti uguali, cioè sono tutte uguali. Non c'è nessuno diverso, nessuno, sai, capelli uguali, il viso uguale che adesso fanno interventi, tutto uguale, sai, colore di capelli uguale, tutto. Cioè le case senza a vita. Io dico, vabbè, tu affitti una casa, diciamo, no? E quella casa lì, vabbè, magari devi comprare i mobili, poi o compri casa tua o cambi di casa, sai, sono degli affitti che non vengono con i mobili. E quindi lì io posso pure capire che tu non voglia comprare dei mobili troppo colorati, prendi quello bianco normale, che quello va con tutto, anche se cambiati di casa. Va con tutto, ma tipo casa tua e tu non metti colore. Io vedo una ragazza che dice a me non piace questo, e poi la sua casa totalmente si è una personalità tutto bianco, e è sua, e va a rompere le scatole a chi. C'è le case colorate, dice che è brutto quello, quell'altro mi piace. Casa con vita, con fascia di casa, vabbè, che queste cose, tipo botifiori, queste cose come le case delle nostre nonne, portavano più lavoro, nel senso, oggi le donne lavorano fuori e tutto e non hanno più il tempo di fare come prima. Però, aspettate un attimo, c'è anche il fatto che prima non avevamo tutti questi aiutanti anche, a casa, tipo il robot che ti lava il pavimento senza avere bisogno di te, che ti pulisce, che ti lava, lavatrice. Io, nella mia infanzia, lavavo i vestiti a mano in Brasile, non tutti, fino ad oggi non tutti hanno la lavatrice. Lavastoviglia, e lavare i piatti, che è la cosa che odio. Anche se, vi dico, ragazzi, alcune pentole dovete lavare a mano perché si rovina, e poi magari se rimani, sai, un po' di croste, va fatta a mano, però è una cosa che tu fai ogni tanto, non è che devi fare sempre. E quindi le cose sono anche più facili oggi, sai? Non è più come prima. O nel senso c'era un'epoca, principalmente qua in Italia, dico per mia suocera, che lei lavorava nello stesso posto del mio suocero, e lui era di sud, era un po' no, continua a essere maschilista, tanto, diciamo tutti questo a lui. E lui lo sa anche. Prova a cambiare, ma ha già 80 anni, ragazzi. Che lo va a cambiare ancora, no? E praticamente lei lavorava fuori, lavorava a casa perché lui non voleva neanche lavare un piatto. Perché diceva che magari se lavava quel piatto lì diventava gay, nel senso, cose senza senso che diceva. Anche se. Come se quello fosse un problema. Il problema sarebbe essere gay e essere sposato con una donna e mettere le corna a lei. Quello è un problema. Ragazzi, ma nel senso, gay, essere gay o essere lesbica o qualsiasi cosa che vuoi essere, non è un problema e non è un difetto. Quello è una cosa che è sempre successa nell'umanità. Non è una cosa di adesso, succede anche nella natura. Anche gli animali. Io avevo un gatto che era omosessuale. Lui, in quel tempo lì da noi, non c'era quella cosa di uscire, queste cose. E questo mio gattino, mi ho scordato di mettere come si dice? Il primer. Vado a mettere questo qua come primer antiossidante serum. Questo qua della Weibo, che ce l'ho già da un po'. Non è ancora scaduto. Tra poco scadrà. Mi piace, io quando lo trovo lo ricompro perché mi piace il glow che dà nella mia pelle. Perché lui dà un glow che non si vede tanto, anche se. Vedi, nel senso, cioè, lui c'è un pochino, poco, 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 è qui.
poco di non è glitter, di mica, penso che sia mica, non ho letto, che è molto sottile e mi è sempre piaciuto, non mi è mai piaciuto quelle cose esagerate nel viso, ragazzi, è sempre una cosa molto molto sottile. Adesso abbiamo visto che i microplastiche andano via, non so se mica è un microplastico, sono senza occhiale, però non lo so, qua c'è 2 in 1, face primer, nutritivi, serum, 2 in 1. Ebbene, io questo qua poi dopo lo toglierò, non rimarrò con questo rossetto, volevo solo farvi vedere. E niente, non mi ricordo più cosa stavo parlando, perché io sono fatta così. Quindi, il fatto è che, come vi stavo dicendo, voi dovete usare quello che vi piace. Io userò come colore questi due colori. Questi qua non sono i colori qua di dentro, io l'ho fatto del potaggio, e con il fondotinta che avevo ho creato questi colori, che è uno un po' più per il giallo, finita la lavatrice, e uno un po' più nel senso, c'è cioè un po' più non è di rosa nel senso, però questo io li mescolo i due per arrivare al mio colore. Fa un po' ridere, però sì, mescolo due colori per arrivare al mio colore adesso, perché anche se sono già due colori mescolati, perché dipende dal colore. Noi non abbiamo nel viso il colore uniforme, no? Nel senso, ci sono delle zone un po' più gialle, zone un po' meno gialle. Quindi io provo, tipo qua è sempre un po' più rosa. Quindi questa zona qua, vicino all'occhio, mi metto un po' più di rosa. Un po' più rosato. Non è rosato, è rosato per me, che sono molto oliva, e ce l'ho un po' di dipende dalla zona. Qua invece è un po' più scuro, io ne prenderò un po' di questo. E adesso mi devo comprare altri colori di questo qua, perché questo è molto scuro e mi piace più usare negli occhi. Però oggi io vado a prendere un pizzico di lui per usare nel viso. Sto facendo un video 2 in 1, parlando e facendo la pelle. E quindi ragazzi, come vi ho detto, io non sapevo dov'è il coso qua. Ops, aspettate un attimo, mi che trovo, stavo cercando questo. E quindi ragazzi, quello che stavo dicendo era nero, no, questo nero troppo forte non va bene. Quindi, come stavo dicendo, sono un pizzico, vieni qua, magari fa bisogno. Questa cosa qua di magari, non mi ricordo più neanche quello che stavo dicendo adesso, faccio ridere. Ho detto che voi potete essere quello che è, però tornando al discorso dei rossetti e dei colori, potete usare anche quello che volete, ragazzi. Non c'è bisogno di usare soltanto i colori o le cose che, nel senso, prendo un po' del nero, nel senso che gli altri dicono che va bene, perché sennò non avete personalità e sono tutti uguali, tutti uguali. Sto mescolando un po' di cosa qua, sembra un po' strano, ma alla fine uscirà una cosa buona di qua, ragazzi. E quindi non dovete avere paura, perché nella fine quello che chiama attenzione chi è quello che ha personalità, che è diverso dagli altri, che non è uguale a tutti gli altri, è quello lì che va a distaccarsi da tutti, essere uguale per far contenti gli altri, nella fine di tutto diventare una persona triste, una persona che non si sente se stessa. Io vedo tanta depressione oggi nel mondo di oggi, tante gente che soffri con i social, anche con questa cosa di Photoshop. Io non metto filtro in niente. A volte il telefono stesso che si mette, nel senso, già, specialmente questo della Samsung, non so, secondo me cambia già un po' il colore, la luce, e quindi già non siamo come nella vita reale nel telefono. Dobbiamo ancora mettere filtro per cambiare ancora di più. Diciamo, tu ti stai truccando e parlando che una persona non può fare quello o quell'altro, no. Io mi trucco non perché penso che questo va bene o non vada bene,
Io mi trucco perché mi piace truccarmi come arti, come nel senso, però io esco oggi, esco di casa anche senza trucco, una cosa che io non farei mai quando ero adolescente, io non lo farei mai di uscire di casa senza truccarmi quando ero adolescente, era una cosa per me tipo non lo potrei fare perché io mi vergognavo di me stessa, io non mi sentivo bella, non mi sentivo tante cose, nel senso, oggi anche se so che sono brutta esco ugualmente. Esco ugualmente perché penso, chi se ne frega? Chi se ne frega se sono brutto, se sposi non sono? Tipo, io non mi importo. E se gli altri si vanno a importare non è un problema mio, è un problema loro che si stanno importando con la vita che non è loro vita, che è mia. Quindi nel senso, c'è gente che soffre, che sta lì a pensare giorni e notte perché uno si è fatto un tatuaggio, perché uno usa un vestito tale, perché uno. Ma tu pensi che questo è un problema mio? No, è un problema tuo. Sei tu che non dormi, che stai lì ore e ore della tua vita a soffrire per gli altri, nel senso, a pensare nella vita di un'altra persona. Io sto qua mescolando il nero. Solo un piccolo, vedete, ho fatto, messo un goccio qua e poi il resto lo sto mescolando qui con il fondotinta per scurire un po' e lasciare anche un po' freddo perché il nero va un po' per il verde che è la mia tonalità. Pensi di no, ma il nero va per il verde, è un po' strano, sì. Ho imparato nel corso facendo anche dei test di colorimetria che continuo a fare. Sto mettendo questo nero con verdi dove ce l'ho più scuro, naturalmente, per questo che non ho messo ancora niente, perché sto guardando il mio colore naturale, dove ce l'ho, ovviamente no, non lo farò in questa zona qua degli occhi, no, perché non voglio l'occhiaia ancora più scuro, ma nel resto del viso, dove io vedo che ce l'ho un po' più scuro naturalmente, lo rimetto perché voglio che il mio trucco continui a essere, cioè segua la mia colorazione naturale. Dove vedo che c'è un po' più di verdi, di tipo così, lo metto questo. Qua già lo so che è un po' rosina. Faccio una transizione. Vedete come quel colore verdi, tipo per i verdi, è più vicino al mio colore di pelle. Che questo qua poi dopo lo mescolerò naturalmente con il mio colore di pelle. E adesso rimetto qua perché l'avevo messo ma male. Anche perché lo so che in queste zone qua centrali del viso sono un po' più io o meno rosa. Anche qui. E adesso vado a. Oh, c'è un prurito qua. A mescolare. E quindi ragazzi, come stavo già dicendo, voi dovete essere chi siete. A te piace un abito, non lo so. A me piace tanto i vestiti, sai, avvertirmi. Non sempre, perché io ce l'ho anche una cosa un po' transitoria, sai, di quelle gonne tipo anni 50, tutti girati così. Vedo che su Instagram c'è tanta gente che lo usa, ma secondo me li mettono solo lì, perché per strada io non vedo nessuno. E io le ho usate sempre. E poi usavo anche quei pantaloni con la parte bassa, nel senso dove c'è l'attaccatura con il corpo. E basta, sai, tipo quello di cavallo, sai, di cosa, di equitazione, non lo so, tipo quello. Io usavo, certa gente diceva, ma quando fai con questo? Ho detto, ma mi piace, quindi io lo uso, non ne frego un cazzo di quello che pensano gli altri. E l'ho sempre usato, ci sono i peli qua del gatto. Oh, che fastidio, ragazzi, che è il gatto, sapete che i peli volano dappertutto. Come i gatti da pelo lungo è una cosa terribile. E quindi, qua è una chiacchierata veramente. E quindi le persone devono vivere e fare quello che vogliono. Quindi in quello non mi sono mai importata, anche quel trucco che dicevano sempre che era esagerata, questo. Anche quando hai visto, c'è stato un video mio, che c'è un ragazzo, un signore, non so chi è, nel senso era un uomo, che ha detto, ah, questo trucco è molto esagerato, per me non era neanche. Io uscirei con quel trucco normalmente. C'è un'altra ragazza che ha detto, ma non è vero, è bello questo trucco, quello, quell'altro, nel senso. Però nel senso, se a te piace il trucco esagerato, se a te non piace, io c'era un'amica, dico c'ero perché c'è.
non si è dimostrata più tanto, sai, siamo allontanati, tutto. Non è, perché per me l'amicizia è una cosa che quando tu vedi la persona dopo un bel po' di tempo, continua a essere uguale come prima. E con questa qua non è stato così, anche perché lei ha cambiato, io ho cambiato perché lei si è sposata. È un po', diciamo, cambiata di personalità, cioè, un po' non era più la stessa di prima. E quindi ci siamo allontanati per questo motivo anche. Io mi sono allontanata in realtà prima lei e poi dopo lei, secondo me voleva avvicinarsi, ma poi io non volevo più. E quindi, cioè, le persone cambiano anche, nel senso, possono cambiare, tipo i vestiti che io usavo anche prima, oggi già non mi piacciono più un pelino adesso, ok? Ma questo è del pennello stesso. E quindi se tu vuoi vivere la tua vita, se ti piacciono le calze colorate e non lo usi perché è vergogna, ti piacciono i vestiti colorati, che io quello lo uso, non lo usi perché ti vergogni, se ti piace tante cose non lo fai, cioè usalo. E poi ci sarà sempre qualcuno che ti fermerà per strada e dirà quanto è bello questo, quanto è bello quell'altro. Perché a volte ci sono persone che giudicano solo perché non hanno il coraggio. Vedi qua come si è rovinato questo. Ma questo qua è stato colpa mia. Li ho lavato e alla fine li ho bagnato il coso qua. Però sono buoni questi pennelli, non sono mali. Non so se ho preso il Dove, non so, no? Dove non li. Peach Panda, penso, che è venuto insieme a un pacco questo. No, li sono ottimi. Il problema là è stato colpa della mia stessa persona. Metterò questo un po' dappertutto. Prendo questo. Però mi potete vedere poco poco che questo mattifica un po'. Ah, che voglia di grattare, perché sempre che non si possiamo grattare ci viene voglia, perché è del gatto, il gatto è salito qua su, l'ho visto, che io non lo lascio mai salire, sai, però non sempre riusciamo a controllare. C'è la mia amica che vedrà questo e impazzirà, che lei odia i peli di gatti. Che fastidio! Come sarà, che è il gatto o il pelo del pennello? Veramente, questo pennello è nuovo, non l'ho mai usato forse. No, questo è del gatto. Madonna. Penso che è finito. Dio santissimo. No, questo è del pennello, mettiamo la roba del gatto. È bianco. Ma il pennello, ragazzi, non è proprio del gatto. Il pennello è nuovo. Anche questo, anche se ci vado da un po' di tempo, non l'ho mai usato, ma quelli che di solito uso per mettere la cipria sono tutti di là. L'ho lavato solo una volta, ma lo lavaggio di primo utilizzo e poi non ho utilizzato. Quindi ci sono dei peli, sai che quando nuova volta non si attaccano bene qua e cominciano a cadere. Però non dovrebbe, signora Doveva, perché pennelli costosi dovevano aver fatto questo controllo prima. Non è una cosa che dovrebbe capitare. Anche perché è un fastidio. Immagina se era con un cliente, sei truccatore, questo qua sarebbe il truccatore, no? E tu vai una cliente e succede questo. Poi adesso io mi vado a grattare. Io vado a prendere questo qua e vado a mettere sopra quegli altri che l'ho messo. Adesso di questo qua io metto solo lui a volte, lui rimane forte. In questo qua farò un trucco a prova di lacrime oggi, perché mettendo tanta cipria c'è di questo, un trucco a prova di lacrime. Questo qua, come c'è i lucidi, questo è quello della Shiseido, ma è quello luminoso. Chi è la mia cipria preferita? Se io ho bisogno di una, sempre di ah no, ho grattato qua, con la mano che era sporca. Anche qui. Metterò anche nella bocca.
Vedete se riesco a togliere questo. E quindi ragazzi, adesso solo finirò qua la pelle e metterò anche questo della Kiko, che è Invisible Touch. E io faccio così, eh. In questo metodo, con questo qua. Questo qua, almeno per me, è a prova di acqua. Nel senso di lacrime, si piange e gira. Però dovete mettere una quantità magari un pochino di più di questa che sto mettendo io. Io prima ho tolto l'eccesso di qua perché sennò rimarrebbe la forma. Sbatti, sbatti. Come ce l'ho già l'altro nota chip è sotto. Lui non pesa tanto, eh. Perché se tu lo metti solo lui, pesa un sacco. Poi, se volete la pelle ancora più a prova, dovete mettere lo spray per fissare il trucco. Quello della Urban Decay è ottimo e anche quello della Makeup Forever. Sono i miei preferiti. Però io preferisco ancora di più quello della Makeup Forever, non vi vado a mentire. Però metterò questo qua, ma è solo per togliere l'effetto polvere. Anche perché mi ha dato fastidio con i pennelli me. Bene, la pelle diciamo che è finita. Adesso mancherà, cioè è finita la pelle così. Blush che io metterò questo qua, che è Sky Business, penso che si dice così. Non lo metto diritto nella pelle, uso questo pennellino e vengo così, sembra che ho esagerato, ma forse no. Questo forse è di quelli, eh sì, è di quello che c'è un po' più illuminato, perché ci sono quelli matti, questo non è quello matti della cosa. Però questo è un colore che prima a me non è piaciuto e io lo volevo eliminare. Ma poi usando mi è cominciato a piacere. È un colore un po' più perinaturale, tra virgolette. Lo metto anche qua perché a me piace l'abbronzatura. Che dici, no, ma questo non è di moda, la, ma a me piace. Non me ne frega. Sì, va bene, se è di moda, se no, la stai sperlando. E anche qua, perché una cosa è, tu vai, metti qua e poi non metti, nel senso per fare l'effetto abbronzato, non metti. La frontola di sole ti prendi solo qua e non ti prendi nella fronte, mi sembra un po' strano. Io per ultimo con il resto del pennello mi faccio qua. È ovvio che non vado a mettere quella cosa per far vedere tanto il viso, tantissimo rozzo, però con il restino. Qua io non vado a fare così perché non voglio togliere i prodotti che sono sotto. Vado tipo qua un po', ma perché c'è un po' testa spellando. Io faccio solo così. Qua nella fine del make-up io sempre metto che io non ho messo adesso per questo motivo, il correttore, quindi non fa niente. Io già ho fatto questo. Adesso io volevo provare, una prova, e vi sposto un attimino. Non cadete, non cadete, non cadete. Volevo provare. Aspettate, aspettate. Ok, vado a provare un colore nuovo. Vado a provare questo terracotta che io non ho mai usato, che paura. Metto un po' qua nella mano per vedere. Mi sembra un po' troppo giallo o rosso. Non lo so se andrà bene. Però vediamo, no? Vediamo. Prendo questo. Mi un po' sporchino dell'altro. Ma giustamente perché io voglio, proprio l'aceto qua nella mano, io voglio vedere cosa esce. Magari ho tutto nella mano, non so dove c'è. Vengo qua e vado un po' a mescolare con quello che ce l'ho già. Non sembra, nel senso che non. Non va male perché in realtà non mi sta tipo,
si sfuma molto bene, quindi non mi sta lasciando una macchia, sai, di strana. Però io preferisco un'altra tonalità. Perché vedi, perché lì non si vede tanto? Perché lui c'è un po' anche di rosso e quindi mi ha lasciato un po' troppo rossa lì. Quindi io non penso che questo colore qua vada bene, vada tanto bene. Penso che lui è meglio per abbronzare che per fare contorno. Però, per me, io non vedo un problema troppo grosso con questo. Sai cosa faccio adesso? Perché sennò rimarrà troppo macchiato. Prendo quello. Non vedo gli altri pennelli. Cercare qui. Questo qua è meglio. Vedo se non c'è pelo di gatto. E anche se questo qua non sarebbe l'ideale perché io volevo uno per sfumare meglio. Però vado con lui, almeno è pulito, toglie l'eccesso qua nell'attaccatura. E magari anche un po' lì. Io voglio qui il resto qua. A mettere un po' qua giù. Quindi giù è scuro questa parte, sai. Solo perché un corcudo di nuvole. Mi dovete ricordare, qua io ce l'ho. Se io tocco, ce l'ho a fondo qua, ma molto sotto. E si vede appena appena. E a me piace evidenziare. A me piace evidenziare un po' questo in me. Mia mamma ha avuto un figlio che ha perso, che poi è morto, prima di me, per questo che lei mi ha voluto. E lui aveva questo fondo fondo, diverso di me, lui aveva veramente, nel senso, tanto. Io vado a mettere un po' qua, non dov'è, che paura adesso. Che paura! Prendo con dito, metto qua sotto, prendo, metto qua sotto. Faccio l'attaccatura qua, non mi piace questa pallina perché ce l'ho già naturalmente e quindi io vado solo a dorare, nel senso a ricreare quello che c'era e che ho coperto un po'. Vabbè, ho fatto un po' di nalino da raffreddore, lo Poi io vengo con un po' di cipria qua di nuovo, con un pennello sporco di cipria in realtà, per togliere quell'eccesso lì. Ebbene ragazzi, la pelle era questa, non è perfetta, anche perché cioè, non sto cercando la pelle perfetta in questo momento. Io adesso vado a fare l'altro video, perché so di trucco, ma questo qua ce l'ha già. Un bacione, dopo di lavare i denti ovviamente, no? E alla prossima!